Avete capito qual è la storia? Ah! Minchia, la banda! Questa è!
La marcia trionfale della Aida. L'ho imparata anch'io. Sì. Un cuore caldo, generoso, un suono vivo ancora, non lo si può disconoscere, voglio dire, è come Cenerentola, tutti sanno che sta ma nessuno ci va a trovarla. Insomma, io finché avrò forza combatterò, perché questa roba deve emergere, è la nostra storia, sta nel nostro DNA sta roba qua. A me mi si sono rizzati tutti i peli, ma tutti proprio, veramente, a sentire sta roba qua. È commovente. Al di là della grande amicizia che ci lega, perché non è una banda, siamo veramente un gruppo di amici, perché sono 25 anni che stiamo insieme per proteggere questa roba qua. Ok, il responsabile di questa roba qua è stato Michele Di Puppo, il direttore, un uomo che ha dedicato la vita intera, primo clarinetto nelle più importanti bande di Puglia, insegnante di clarinetto al Conservatorio di Lecce, ma soprattutto è una memoria storica, è una persona preziosa. Grazie Michele per stare in questa avventura. Era importantissimo partire dal cuore, perché questa è la tradizione, la banda nasce così, queste marce superbe, alcuni sono veramente dei gioielli in assoluto, e non c'è nazione al mondo che ha questa roba qua, ognuno ha le sue, chiaramente. E poi questa lettura dell'opera con gli strumenti a fiato, come dicevo prima, che era una cosa impossibile, però ha generato, vedete un po', perché la banda doveva imitare l'orchestra, quindi uno sforzo, ma l'ha fatta crescere. Come anche gli strumenti a fiato che, dicevo, hanno inventato un suono, una modalità. Allora, io sono testardamente incaponito sulla questione dell'identità, noi la dobbiamo difendere. Allora, gli studenti di conservatorio, molto spesso noi italiani in generale abbiamo un complesso di inferiorità. L'Inghilterra è migliore, il Nord Italia è migliore, la Germania è migliore, ognuno di loro ha le loro storie. Però il suono che abbiamo noi, per esempio i fiati, sono tutti infatuati delle scuole francesi, le scuole americane, ed è vero, vanno proprio fuori di testa. E questa roba qua la dimenticano, ed è un autogol mostruoso. Questo signore che ho qua alla mia sinistra, Leonardo Lo Zuppone, uno dei più importanti solisti che abbiamo in Puglia, insegnante di conservatorio, come gran parte di loro, sono quasi tutti insegnanti di conservatorio, voglio dire, per amore, per passione fa questo, ma come lo fa? Lo fa suonando, ecco, imitando con lo strumento la voce, è quello che ci contraddistingue. E quando, credetemi, London Jazz Festival, nella Elizabeth King Hall, 2000 persone, c'era Ugo Sbisà, quindi non sono un pazzo che dice una cosa che non esiste, 20 minuti di standing ovation, ve lo ricordate? Perché quando sentono queste cose vanno fuori di melone, letteralmente, perché è una storia nostra e che li cattura, li coinvolge. Ecco perché, voglio dire, io sono veramente incazzato, che, voglio dire, sta roba non la si difende. Chiudo. Ho capito. Adesso cambiamo pagina. Ecco, la banda comincia il percorso nell'innovazione e quindi cambia veste, cambia suono, a dimostrazione che qui dentro c'è ancora una potenzialità tutta da esplorare. Ho pensato bene, aggiungo, di chiamare un grandissimo amico, grande musicista, un artista con la A maiuscola, insegnante di conservatorio, compositore, improvvisatore, che molti anni fa con lui abbiamo fatto un'esperienza a Clusone, proprio la banda e la contaminazione. Quindi era indispensabile che venisse questo musicista a dare un apporto innovativo. Il brano si chiama Papere perverse, il musicista in causa è
Eugenio Colombo, che si avvale della collaborazione solistica del prossimo compositore, su cui vi dirò qualcosa, ma in questo momento sta entrando, pensate un po', Dario Cecchini. Quindi da questo momento le sorprese saranno tante. Buonasera. Dario Cecchini.
Eugenio Colombo, papere perverse. Bravo maestro, bravo. Con l'assolo di Vincenzo Mazzone. Bravo. Dario Cecchini. Solista, jazzista, compositore, un cuore grandissimo, generoso, e l'avete sentito questo suono caldo. Ha stabilito un record, per cui veramente importante nella storia del jazz italiano. Dario ha inventato le street band. Praticamente questa sonorità che arriva dalle bande, lui l'ha trasformata e si è moltiplicata veramente dappertutto. Ci sono street band, cioè questa modalità ginnica, voglio dire, vabbè, lui è un gigante, se lo può permettere in effetti, ma la musica, credetemi, mentre c'è tutta questa scenografia, tra l'altro 2 anni fa siete stati, vero Dario, a Ruvo? Sì, sì, con il Funkoff. Lui ha inventato questa, perché è un appassionato di funky, e quindi è stato veramente, insomma, un creatore di uno stile, di una modalità, e quindi una lettura della banda, una delle tante possibilità. A riprova del valore del suo pensiero musicale, di questa innovazione estrema che veramente ha contagiato tutta la penisola, lui suona sistematicamente a Umbria Jazz ed è una specie di ambasciatore di Umbria Jazz. Sono stati in Cina qualche tempo fa. Sì, siamo stati in Cina, siamo stati in Sudafrica con Umbria Jazz, siamo stati in Australia, e, insomma, poi magari qualcosa me lo scordo. Comunque sì, abbiamo girato parecchio, si spera di girare ancora, e io per conto mio sono venuto anche a Ruvo, ecco. Perché ho capito la sensibilità e la possibilità che può dare alla banda. Infatti sentirete il brano Dream Team. Sì, magari mi fa piacere dire che quando ci siamo conosciuti un po', insomma, 2 anni fa, lui mi ha dato una pila di dischi che ho ascoltato. Fra questi dischi c'era questo disco di questa banda, che quando io l'ho ascoltato, io vengo dalla banda, vengo da un paese dove c'è la banda, però il livello non è questo. Quando ho sentito il livello di questa banda, ho detto, questi sono, madonna, sono fortissimi. Ecco. Allora, quando mi ha chiesto di scrivere un pezzo per questa banda,
io ho detto lo dedico a questa banda e lo chiamo Dream Team, perché questa è veramente un Dream Team, è una banda da soli. We'll be right back.
Cecchini, Dream Team, la banda che suona il funky, con la firma di Dario, il suo cuore, yeah, c'ha il sassofono. Che storia, eh? Ti devi togliere la giacca, se no non ti chiamiamo più. Questo è ingessato, viene dall'orchestra sinfonica, poverino. Ma durerà poco. Devo veramente nuovo, lavato con perlana. E quindi il viaggio continua, eh? Il viaggio continua. Adesso andiamo in una zona diversa, chiaramente, perché ogni brano, ogni compositore ha la sua cifra, ha il suo stile e quindi incide nella musica. Il prossimo brano, se ne parlava l'autore, era meglio, è uno conosciuto a Ruvo, insomma, è un nuovo talento, si chiama... Sì, ecco, no, in effetti è lui. Si chiama Livio, purtroppo per lui, Minafra. Come si dice, ad andare con lo zoppo. Lui ha deciso di non zoppicare come me, meglio. Ebbè, l'evoluzione ci deve essere. Nel miglioramento. Il brano, poi mi fermo, sul titolo dirà lui qualcosa, invece vorrei dire su chi arricchisce, diciamo, questo brano, è il quartetto che conoscete molto bene, però volevo dirvi che è da molti anni che questo quartetto si è unito alla banda
e si è unito anche alla Mina Frick, e volevo dirvi perché. Perché la quintessenza del suono nell'orchestra Mina Frick e nella banda, e la quintessenza non può essere nient'altro che la voce femminile, le Farawalla. Maristella Schiavone, Gabriella Schiavone, Teresa Vallarella, Loredana Savino. Ho imparato i nomi. E credetemi, è un apporto formidabile, perché manca quella componente vocale, timbrica, e i testi soprattutto, perché Gabriella è una bella testa, non voglio dire di che cosa, ma è una bella testa musicale, diciamo, ecco. Mentre qualcosa sul titolo lo dice Livio. Voleva dire testa pensante. Allora, questo brano si chiama Dio pazzo, Dio pane. E quando ci sembra che non ci sia più, e quando ci chiediamo se c'è, se non c'è, e poi dopo c'è, o probabilmente c'è, quindi Dio pane. Questa sera voglio dedicarlo ad un'anima che ha anticipato una decina di anni fa l'appuntamento che comunque prima o poi sarà per tutti. E voleva volare prima, e quindi è dedicato ad Angelo Carlucci, un clarinettista di Ruvo, che voleva far carriera molto su. E c'è una preghiera dentro, Anima Christi, che canteranno le Farawalla, una preghiera poco battuta, ma molto, molto bella. Inebriami, salvami, lavami. Buon ascolto. A te, a te.
Yeah.
In piedi, ve lo meritate tutto questo applauso. Grazie. Bravo, grazie. Sarete ricompensati. Sì. Bella storia, grazie. Beh, in effetti loro tre, voi siete rimasti senza giacca, avete problemi di reumatismi, artrosi, cervicale, vabbè. Sembrate quelli delle pompe funebri, sai? Sì, quei tre, Madonna benedetta. Insomma, un applauso. Ce n'è uno che lo fa di professione proprio, vabbè. È vero, non è una battuta. Vabbè, andiamo avanti. Allora, quest'anno, per fortuna, sono riuscito a far venire Michel Godard e Yeb Radvan, non so se la pronuncia è corretta, e mi piaceva molto che Michel Godard, grande amico di questa avventura, lui dall'inizio è stato con noi, dischi, tournée, un grande musicista, un grande strumentista, e lui non può perché sta a Stoccarda, questioni televisive, contratti, e infatti arriverà domani a Luna, perché domani sera poi suonerà in duo con Yeb. E quindi dissi, va bene, ma mandami un pezzo, se non ci sei tu, spero che ci sia appunto il tuo compagno in qualche maniera, il tuo partner. E così è stato. E lui ci ha mandato sta parte, Michele Di Puppo l'ha aggiustata. Spero che Michele Di Puppo sia da queste parti e dietro le quinte, ma perché si vergogna. Michele? È una persona seria Michele, ecco perché, se non lo chiami non viene. E lui ha aggiustato un po' questo brano per adattandolo alla banda. E voglio dire, lo sentirete voi stesso, è sull'onda d'amore, veramente la parola per descrivere questo brano è amore, ma non quello di Sanremo. Sentirete un pathos, un qualche cosa di speciale, anche perché questa cosa si arricchisce dell'oud, questo strumento egiziano, e della voce di Yeb Radvan. Yeb. Sì. Yeb. Yeb. Buonasera a tutti. I don't know if you know what oud it is. Oud is very ancient, since maybe 3,000 years before Jesus Christ. And I was walking with one of my friends here in Ruvo, and I tell him, I think 1,000 years ago, there was maybe oud players here in Ruvo. But then they went away with. So I hope you enjoy this piece written by Michel Godard.
domanda d'amore, poesia pura di Michel Godard, arrangiata da Michele Di Puppo. Sull'onda d'amore anche Michele Di Puppo, non sembrerebbe. Allora, ogni gruppo, ogni musicista, è vero, c'è una storia dietro per contattarli, per capire quanto e se è possibile fare delle cose. È un lavoro veramente lunghissimo, di pazienza, ma di passione. Se non ci sono queste due cose, non funziona assolutamente nulla. 3 anni fa, il grande artista che sta per arrivare suonava ad Adelphia, andai a sentirlo, a conoscerlo di persona, ma per parlargli anche di questo incontro. E devo dire che all'epoca fu molto propenso subito, diciamo, ad avere questa esperienza, diciamo, con questo suono particolare. Poi ci sono state le interruzioni del festival, la cosa non si è fatta. Non appena si sono ricreate le possibilità, mi sono messo in moto e devo dire che ieri avete avuto un grande saggio della versatilità, della generosità, della complessità pure di questo grande artista. E stasera appunto avremo la possibilità di vederlo. Allora, credo che, non lo so, stamattina non aveva voce perché ieri ha cantato tanto. Quindi alle prove diceva: fatemi sentire il pezzo, perché non ho voglia di cantare, cioè non posso cantare. È salito sul palco, ha cantato come un demonio, su serio. E forse potrebbero nascere delle cose future. Sto parlando così perché forse non... E quindi... Signori e signori... Direttamente da Posillipo, il grande Peppe Barra! Buonasera, grazie. Volevo, scusate le spalle, maestro. Maestro Livio. Allora, io prima di iniziare questo esperimento, chiamiamolo così, perché non è stato mai fatto questo esperimento di mettere la musica su questa fiaba di Giambattista Basile, voi sapete che è stato questo grande napoletano del 1600, nato a Giuliano, che ha scritto tantissime favole. Precorre Perrault, precorre Andersen, precorre i fratelli Grimm, cioè lui prima dei fratelli Grimm, 2 secoli prima, aveva già scritto Cenerentola, la gatta Cenerentola, la famosa gatta Cenerentola che ebbe tanto successo nel 1976, e a Spoleto, e poi La bella addormentata nel bosco, Pelle d'asino, Il gatto con gli stivali, li aveva già scritte 2 secoli prima Basile. Io ho preso una favola del Basile e il maestro Livio l'ha musicata. E stamattina mi sono divertito molto, non avevo voce stamattina. Adesso ve la facciamo ascoltare. Buon divertimento e grazie. Thank you.
esisteva una volta? No mo, e nemmeno ieri, e nemmeno l'altro ieri, ma tanto tempo fa, nella bella e grande città di Napoli, c'esteva una volta un palazzo reale, un grande palazzone reale. E dentro questo palazzo reale chi ci poteva abitare? Il re, la regina e il principino ereditario. Ma venimmo gente a noi, sotto al palazzo reale c'aveva un vascio che era un'abitazione a pian terreno, e dentro questo vascio ci abitavano due sorelle carnali. Vecchia, vecchia, aiutatemi a dire vecchia, che la più giovane teneva 99 anni, la più vecchia teneva 120 anni. Brutta, aiutatemi a dire brutta, che facevano quasi schifo, facevano quasi schifo, anzi togliamo il quasi, facevano proprio schifo. Ogni qualvolta il principino lasciava cadere, non so, un gelsomino, un petalo di rosa, un rametto di erba cetrina, si sentiva la vecchia più giovane che gridava come una pazza: me chi t'ha morto? Me sciaccata! Me sciaccata! Mi ha fatto la capa vrognera, vrognera, lo braccio, chi ne mulignano? Mulignano sono le lividure. Ma l'anime chi t'è morto? Il principino, sentendo tutte queste cose, incomincia a pensare: chissà che giovane fanciulla delicata ci deve abitare sotto questo palazzo. E mandò quattro pagine e lui stesso a bussare e a conoscere questa fanciulla. E a mi avrei chiesto chi è? Bussò alla porta il principe e andò ad aprire la vecchia più vecchia, quella di 120 anni, la quale con From vide il principe con quattro pagine di casa reale, incominciò subito a dire: Oh, Maltezza, noi siamo molto orgogliosi di farvi conoscere la fanciulla, ma quella è troppo giovane, quello potrebbe pure morire se vede un estraneo, perciò domani mattina tornate che vi facciamo vedere un dito. Azzeppavere tutta quando ci vanno 10 anni, ricetto principe. Ehi, e come siete vogliosi, Sua Altezza, tornate domani mattina, per piacere. Quando andarono via i paggi e il principe, le due sorelle incominciarono a parlare. Disse la più vecchia vicina, disse la più giovane, quella del dito vicina alla più vecchia: Filomena, ma tu sei scema, ma tu sei scema, ma tu l'hai visto bene questo dito? Guarda, lo tenne pure l'ogno incarnato. Quello il principe, se vede questo dito, va, oh, ma co. Non ti preoccupare, sorellina, non ti preoccupare. Mettimi il dito in bocca che ci penso io. Ma che schifo, il dito mio in bocca a te, uè. Per tutta la notte, notte una, notte due, per tutta la notte, la vecchia più vecchia, se potete succhiare il dito della più giovane. Facendolo diventare liscio come la seta, morbido come il velluto e bianco come l'avorio. Che per poco il principino, che stava dall'alba fuori la porta della casa delle due vecchie, per poco non si ciecò un occhio, perché la vecchia nel buco del... È un esperimento. Nel buco della serratura. Il principino, vedendo questo splendido dito, incominciò a dire: Marone, se questo è il ramo, che deve essere l'albero? E si infiammò ancora più di passione, che subito andò dalla vecchia regina madre a chiedere la mano della fanciulla. La regina,
era vecchia, sorda, chiatta, ma non era scema. Con Fromm sentì queste parole del principe che si voleva sposare una sconosciuta, incominciò a gridare perché era sorda. Ma tu sei sicura, mammina tu, che te la vuoi sposare a questa? E se questa poi una succolona puttanona che può fare? Ci vuoi portare il corno a Palazzo Reale? Pensaci bene prima età! E svenne sul trono. Il principino dice: no matra, matra una, matra due, no matra, o questa o la morta, morta una, morte due. La madre, che la mamma è sempre la mamma, sentendo la voce, dice: no mammina, non morire, io solo a te tengo, tu sei la palla destra del mio occhio sinistro. No, che vuoi fare a mamma? La vuoi? Te la vuoi sposare? E là, e svenne un'altra volta. Il principino, tutto felice e contento, scese giù e bussò di nuovo e andò ad aprire che le scendere in dan. Con Fromm verettanata votò principe, incominciò a dire: mamma mia, maronna, sì, altezza, noi siamo molto orgogliosi di imparentarci con casa reale, però la giovane è sempre giovane, quella si mette paura, perciò il matrimonio per piacere si deve celebrare di notte. Nottamente. E il velo nuziale si deve togliere dopo l'imeneo. Imeneo? Dice il principe: che resta? Non vi preoccupate, domandate, chiedete a mammina che cos'è l'imeneo. Il principe e i paggi se ne andarono, le due vecchie rimasero sole. La più vecchia, vicino alla più giovane, cominciò a dire: e bambina mia, bambino, perché avevo 99 anni, è più piccola, bambina mia, tu devi dire come ti devi truccare, come ti devi vestire, perché se il principe ti vede così come sei, si è tacco a bascio, si suicida. Allora la più giovane incominciò a guardarla con odio. Tu sei stata sempre gelosa di me. Io di te, sei tu di me, perché ha già tenuto il coscio sempre più bello di tuo. Un marone chiama ancora coscio, e chiama ancora coscio, che sono due mazzi scopo. A te uno solo ti ha voluto bene, purtroppo non era colpa sua, era giocato, poverone. Mentre si stavano bisticciando tra di loro, apparve sotto l'arco della porta della casa delle due vecchie Assuntina la capera. Le capere, ai tempi di Basile, ma anch'io ancora me lo ricordo, che tengo pure in me, c'ho una certa età. C'ho anche io una certa età. Mi ricordo ancora queste signore che portavano come emblema del loro mestiere un pettine nei capelli, che andavano a truccare e a vestire e apparecchiare le spose e gli invitati. Appena Assuntina entrò nel basso delle due vecchie, incominciò a dire: ma la sposa dove sta? Apparve la vecchia nella sua orrida bellezza. A sposo sono io, perché... Tu sei la sposa, disse la capera, tu! Ma non è troppo presto per sposarti! Uè, fa poco la spiritosa! Fai poco la spiritosa, perché queste carni tengono fame! Sono 50 anni che non mangiano! Sequenza Santo Evangelio, ricetta Sundì, che lo tengo culo rinda forza e pensa a queste cose. Va bene, fammi vedere, spogliati un poco.
La vecchia si spogliò. Girati un poco. 3 ore. La vecchia però teneva dietro le spalle una specie di borsa di pellicchia moscia moscia, una specie di wallera. Voi non sapete cos'è la wallera. La wallera, un mio amico straniero di Milano, arrivando a Napoli, sentendo questa parola, incominciava a dire: ma cosa l'è questa wallera? Cosa l'è? Cosa l'è? Allora glielo spiegai. Dice: guarda, la wallera e sta sotto e si gonfia, sa buff, a secondo della noia. Più la noia è grande, più la wallera si abbuffa. Quando il napoletano non ce la fa più dalla noia, dice: basta, mi hai fatto una wallera a pizzaiolo. No, io vorrei che voi faceste un applauso perché a loro, perché io mi sto divertendo moltissimo stasera. Bene, allora abbiamo capito che cos'è la wallera, che cos'è che teneva dietro la vecchia là? Allora, come lo dicono bene, la non c'ho imparato. Bene, tirarono questa pellicchia. Fecero un grande nudo dietro le spalle della vecchia, che la vecchia rimase tosta, che non poteva fare nemmeno, parlando con decenza, una scorreggina, perché sennò schiattava tutto conto. Poi la dovettero profumare, perché la vecchia, sempre parlando in francese, come si dice in francese? La vecchia fedeva. E le fecero un grande clisterone di acqua di rosa, bergamotto, gelsomino, mille fiori, che la vecchia adorava come una pastiera. Poi la coprirono con un scialle tra punte di oro e pietre preziose, e come una santa in processione la portarono a Palazzo Reale. La marcia della sposa. Immaginate questo fagottone, da sotto questo fagottone si sentiva questo odore soave. Il principe, che aveva 18 anni, dice: mamma mia, chissà che c'è sta là sotto. Disse vicino al prete: facciamo presto prete. Disse il prete: altezza, questo è un sacramento. Il matrimonio comunque si celebrò e il principe, questo non lo dico io, ma l'ho scritto Basile dice che il principe era talmente inebriato da questi profumi che non vedeva l'ora di arare i campi dell'amore. Segnatevi, maestro, segnatevi, perché fate una bella figura quando telefono. Ora il matrimonio si celebrò, i paggi presero questo fagottone, lo portarono nelle stanze da letto del principe, deposero questo fagottone sul talamo nuziale e se ne andarono, lasciando gli sposi soli soli. Il principino, che teneva sempre 18 anni, dice: maronna, là, io mo a minga man. Ma mentre si stava avvicinando con la mano al fagottone, si sentì la vocina della vecchia: altezza, piacere, altezza, per piacere, spegnite tutte le candele, che io sono molto timida.
per piacere. Il principino sentette sta voce ancora di più, di più. Come un pazzo spense le candele, scoprì la vecchia Santa Filomena Vergine Martire. Col calore il nodo si era sciolto. E della vecchia non era rimasto che un poco di marmellata puzzolente, una cosa schifosa, inguardabile. Il principe rimase talmente stomacato da questa visione, facendo una mappa e ai tai abbas. Ma la vecchia non morò. Non morì io, non morò lei. Perché rimase attaccata a un ramo d'albero che fuoriusciva da sotto la finestra del principe. E il ramo d'albero le aveva scomposto tutta la camicia da notte, per cui la vecchia teneva tutta a cestunia a for. Cestunia, nella lingua arcaica, significa tartaruga. In questo caso, invece, quando io ero bambino, mia nonna diceva: Peppi, vammi a comprare questa tale cosa. Io invece di quella cosa le portavo un'altra cosa. Mia nonna la guardava e diceva: Peppi, ma che mi hai portato? Che ne ha già fatto di questa cosa? Me l'ha già schiattata in coppa, c'è stu. Allora adesso voliamo con la fantasia. Immaginiamo questa vecchia appesa all'albero con tutta la cestugna. Pensate che Giambattista Basile, per descrivere la cestugna della vecchia, 5 pagine. Perché la descrive come grande caverna, con ragnatele, ragni. Immaginiamo la vecchia appesa all'albero. Molto in francese incazzata, perché avrebbe voluto arare e bestemmiava, gridava, piangeva, si contorceva, non si poteva molto muovere perché stava attaccata. Ma il destino e il caso volle che sotto quest'albero passassero 3 fate, 3 meravigliose creature che avevano avuto una fatagione da un mago cattivo di non ridere mai nella vita. Ma come videro la vecchia appesa all'albero, incominciarono a scompisciarsi dalle risate. E più le fate ridevano e più la vecchia si arrabbiava. E più le fate ridevano e più la vecchia si arrabbiava. Più le fate... insomma, tant'è. Che l'incantesimo si ruppe. E allora le fate, per ringraziare la vecchia che aveva rotto l'incantesimo, la tramutarono in una stupenda fanciulla. Mamma mia, com'era bella. Capelli di oro inanellati, occhi profondi come il mare, azzurri come il cielo, carni d'alabastro, zizza pazzuto. Tanto che il principe, che si affacciò la mattina e vedette che lo viesse femmine ignuda appesa all'albero, incominciò a dire: ma sei ubriaca ieri sì, ma era asciuta pazza ieri sì. Era fine, il principe era fine. Ha già lasciato che la piezze femmina. Paggi, andate a prendere quella fanciulla, portatemela qua. La presero, la rivestirono, la profumarono e come una perla nel proprio guscio la presentarono davanti al principe. Il principe se la vide lì bella, più del sole e della luna, fresca come una rosa. La prima cosa che fece, arò. Però poi se la sposò.
fecero un grande banchetto reale. A questo banchetto furono invitati tutti i notabili e i nobili del regno, e fu invitata anche la sorella della sposa, presentata a corte niente di meno come la nonna della sposa. Figuriamoci il livore di questa megera che, arrivata davanti al trono, incominciò a dire: ma come tu eri un uccess, tu eri un uccess sapiente. Pensate, uccess sapiente a Napoli è una cosa molto brutta, perché nemmeno la nobiltà della pazza, uccess sapiente è un buco per te a vento, è una è una brutta cosa. E allora la vecchia dice: ma come tu in un'uccessa, ma sei diventato così bello, come hai fatto? Non posso parlare, c'è mio marito, succhiati un confettino. Non voglio confetto. Mangiati la sfogliatella. Non voglio sfogliatella. Voglio sapere come hai fatto a diventare così bella. E allora la giovane disse: vuoi sapere veramente come ho fatto? Mi sono fatta scorticare, e sotto la pelle vecchia guarda come sono diventata bella. Tu che ti scioveresti! La vecchia andò a casa, raccolse tutti i risparmi di tutta una vita e andò dal primo cerusico che incontrò. Il cerusico, voi sapete, era quello che faceva le veci del medico all'epoca del Basile, e disse: Belluccio, io ti do tutti questi soldi, però tu mi devi scorticare. Ah, tu sei scemo, ricetto mio! E se ti scorto che tu hai il tuo sangue, tu muori, sì e no, no e sì. Il giovane dice: ma come ne importa a me? Che sto mi paga, andò a casa. Pigliano piezze e curtiella tanto, facette una bella andaccata a vecchia. A vecchia stannette di prezzullo, fece una grande scorreggiona e chittai lo sangue. La giovane si godette il principe per 100 anni ancora, e i detti antichi non sbagliano mai. Perché la miria smafera lo mazza. Vale a dire che l'invidia ti esce dal tuo stesso cuore. Bravo! 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 Grazie. Grazie. Maestro, io mi sono molto divertito. Grazie. Grazie a voi, veramente, mi avete fatto veramente divertire. Bravo maestro, complimenti, complimenti. E adesso questa favola diventerà come Prokofiev, Pierino il lupo. Ecco, ecco, abbiamo creato il maestro una favola musicale. Ecco, la vecchia scorticata con la musica. Grazie maestro. Allora, questo è il matrimonio, no? Gli sposi, il principe e la fanciulla si sposano, e a Napoli per i matrimoni si cantava e si ballava, come adesso, però all'epoca si facevano queste tamurriate, queste tarantelle, queste filastrocche. Questa che vi faccio ascoltare è una filastrocca mnemonica che serviva ai bambini a ricordare i nomi delle cose e degli animali. Il primo animale che viene ricordato in questa filastrocca è il wallarinio. Non c'entra niente con la wallera di prima. Ma è il tacchino. Perché tacchino o wallarinio? Perché quando questi animali invasero l'Europa dopo la scoperta dell'America, il tacchino ha un nome scientifico, si chiama gallo d'India. La trasformazione da gallo d'India nella lingua napoletana diventa wallarinio. Thank you.
René, e to mercato in ben, trovai no alla rina linda e pinta con macchè. Oh, alla rina, cro, cro, cro. Ah. Ieri sera in e to mercato in ben, trovai una pullanchella e anche il rosso con macchè. Oh, alla rina, cro, cro, cro. E pullanchella coccodè. A ieri sera in e a to mercato in ben, trovai una pollicina picciarilla con macchè. Oh, alla rino cro cro cro, e pollanchella coccodè, e pollicino pio pio pio. Oh, ah. A ieri sera in e to mercato in ben, trovai una torturella e anche bella con macchè. Oh, alla rino cro cro cro, e pollanchella coccodè, e pollicino pio pio pio, e torturella glu glu glu. E to mercato in ben, trovai un bello gallo cantatore con macchè. Ah! Quallarino cro cro cro, e pullanchella coccodè, e pollicino pio pio pio, e torturella glu glu glu. Lo gallo canta che chirichi. E to mercato in ben, trovano brodari e la campanare ce l'ho a me. Wallarino cro cro cro, e pullanchella coccodè, e pollicino pio pio pio, e torturella glu glu glu. Lo galla canta chi chi chi, brodari e loro aprono bis. Seroine, e to mercato in ben, trova margaritella che era bella con macchè. Wallarino cro cro cro, e pullanchella coccodè, e pollicino pio pio pio, e torturella glu glu glu. Lo galla canta chichirichi, prova d'ariello raprono qui. Margaritella non bene a me, prova d'ariello c'è sposo tutte. Margaritella va bene a me, provo d'ariello se ci posso tutte. Grazie. Grazie a voi, veramente. Buonanotte. Grazie, maestro. Peppe Barra, 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 Peppe Barra. Grazie. Grazie. È stato un piacere e un regalo, grazie. Sì, siamo orgogliosi.
Livio Minafra. Eugenio Colombo. Dario Cecchini. Le Farawalla. Michele Di Puppo. Se provo a chiamarvi tutti sbaglio. Leonardo. Vincenzo. Emanuele. Aldo. Salvatore. Nicola. Samuele. Domenico. Michele. Pasquale. Sebastiano. Mazzone. Tommaso. Giuseppe. Salvatorelli, Vito, Luciano, Luciano, Biagio, Vincenzo, aiuto, Simone, Giuseppe, Vito, Vito, Eugenio, Vincenzo, Anna, Giuseppe, Rocco, Giovanni, Giuseppe, Vito, Leonardo, Giambattista Ciliberti, braccio destro della banda, Vincenzo Mastropirro, Di Puppo, Giodice, Angelo, Francesco, Nicola, Marzella, Francesco, Paolo, Massimo, scusate l'età, ho dimenticato qualcuno? Niente, ciao. Sì, va bene. Thank you.
chi? Oh, a, a chi?